Del Tony ha avuto un legame speciale con la città di Montemelione, infatti è diventato cittadino onorario, vero? Certo, dopo una grande lotta siamo riusciti nel 95, grazie all'ora sindaco Silverio Zaffaina, che l'ha fatto il primo cittadino onorario, che dopo ne hanno fatti altri 15. Lei ha un documento storico che voleva condividere con i nostri lettori, ce lo mostri? Sì, allora, tutti pensano che Lidia Toni abbia solo Riderà e Cuore Matto, invece ha inciso ben 400 pezzi. È stato l'unico in Italia a fare il primo successo in Inghilterra. E questo è un libro top pop star inglese del 61, dove c'è Elvis Presley, Cliff Richard e Pat Boone, i più grandi degli anni 60. E c'è anche il nostro Little Tony, perché ha inciso ben 14-45 giri in Inghilterra. E Little Tony già nel 61 era una star mondiale, un ragazzo prodigio che a 16 anni e mezzo era in classifica in Inghilterra. Né Celentano né Mino hanno avuto questo privilegio, anche se sono due grandi artisti che io ammiro molto. Però quel che ha fatto Little Tony non l'ha fatto nessuno. Una battuta finale, praticamente casa sua è un museo per ricordare Little Tony. Perché lei ha tutto questo materiale? Allora, intanto è un'amicizia che è durata oltre 45 anni. Io l'ho conosciuto a Valdobbiadene nel 78 al campo sportivo che fece un concerto. Poi pian pianino è nata questa grande amicizia e lui aveva capito che io non avevo altro interesse che avere la sua amicizia. E pian pianino mi ha donato tutto perché sapeva che con me ci sarebbe stato un seguito. Io rappresento Little Tony nel mondo insieme alla famiglia Ciacci di Little Tony. Sono orgoglioso e onorato e farò di tutto per non farlo dimenticare.